sia santo è il tuo nome. Canto con gioia sapendo che in te ho grandi promesse, il tuo amore per me. Non basta l'eternità per amare te. Mio Gesù, Signore, nessuno è come te. Per sempre io ti loderò, perché solo tu te.
suo fianco sarò. Insieme canteremo all'Agnello. Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 4, leggeremo i primi 9 versi e a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza. Non ho sentito ancora l'amen. Amen, gloria al Signore. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, gioia e corona mia, state fermi in questa maniera nel Signore, o carissimi. Esorto Evodia ed esorto ugualmente Sintiche o Sintiche ad avere una sola mente nel Signore. Prego anche te, vero compagno, sovvieni a queste donne le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo, insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose, quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me e veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Gloria al Signore, è un messaggio di consolazione. E io penso
al ministero apostolico di Paolo, quanto era contento. Abbiamo e troviamo una varietà di chiese che sono state fondate da questo apostolo. D'altronde conosciamo il significato dell'apostolo, conosciamo almeno il significato biblico dell'apostolo, e solo questo ci interessa. L'apostolo è il mandato da Dio, è l'unto di un ministero che include tanti altri ministeri, tra cui quello pastorale. E lo scopo principale di questo ministero è di fondare le chiese. Oh, non è costruttore di edifici, di templi, non è un architetto. Fondatore di chiese intendiamo per le anime di coloro che accettano, hanno accettato, accetteranno Gesù Cristo quale loro personale Signore e Salvatore. La comunità, le comunità. Forse questo termine è un po' più sociale, ma dà di più quello che è il significato originale biblico della Chiesa, di questa ecclesia, di questo popolo che esce fuori. Fuori da che cosa? Fuori da che cosa? Ditemelo. Fuori da un mondo di peccato, fuori da un mondo di malvagità, fuori dalle sporcizie del mondo, perché per quanto la tecnica, la scienza sta facendo di tutto per migliorare la nettezza, il mondo rimane, spiritualmente parlando, rimane sporco, perché il principe di questo mondo si chiama Satana. E la Chiesa? Chi è il capo della Chiesa? Chi è il vero capo della Chiesa? La Chiesa è di Gesù Cristo. Amen. A volte si dice la Chiesa di qua, la Chiesa di là, solo per identificare la località. E notate, nelle esperienze apostoliche lo troviamo. Questa epistola ai Tessalonicesi, poi troviamo il popolo dei Colossesi, poi troviamo ancora i Romani, poi troviamo i Corinti, o poi o prima. Vi sto semplicemente ricordando senza un ordine, ed è un ordine di priorità. E dobbiamo dire una cosa: quante differenze si trovano in queste comunità, dovute alla cultura, dovute a quelle che sono le usanze di quei tempi, ma soprattutto anche una fervenza che non è sempre uguale, una fervenza nel servire il Signore che non è stata sempre a uno stesso livello. E parlando di questa chiesa di Tessalonica, possiamo dire che Paolo esprime molto chiaramente la sua spirituale soddisfazione, una soddisfazione di trovare una chiesa prosperosa nel Signore. E quando una chiesa è prosperosa, e non intendiamo prosperosa perché una chiesa ricca di denaro o ricca di proprietà, ma una chiesa ricca di santità, una chiesa ricca di amor fraterno, una chiesa che mette in pratica la parola di Dio, una comunità di credenti che stimano il Signore e che hanno il Signore come colui che è al primo posto nella loro vita. Non so se questa comunità è la stessa maniera, io voglio sperarlo, come tutte le comunità dei credenti. Amen, che ne dite? Non ho sentito un amen. Ah, c'è un amen, è così, gloria al nome del Signore. E questa epistola, vedete che comincia questo capitolo in una maniera particolarmente bella, affettuosa, molto intima, potremmo dire. Permettetemi di esprimere questi stessi concetti verso i miei fratelli e le mie sorelle, quelli che mi amano, quelli che mi amano un po' di meno, quelli che vogliono amarmi di più, quelli che io voglio sempre amare di più di tutti, e anche verso coloro che, pur non facendo parte fisicamente di questa comunità, delle nostre comunità Nuova Pentecoste, di quelli che appartengono a tante altre comunità ma che sono nostri fratelli, e a tutti quelli che non appartenendo a nessuna comunità si sentono in questo momento di avere comunione con la parola di Dio, con l'insegnamento di questa parola. E allora siamo certi che la benedizione di Dio sarà in maniera abbondante, anzi io direi sovrabbondante. Amen. Gloria al Signore. E voglio usare questo linguaggio di Paolo. Ma ti metti con Paolo? Paolo non avrebbe fatto questa distinzione. Sono gli uomini che fanno le distinzioni, uomini carnali, quelli che misurano, quello è più bravo, quello è più importante, quello è meno importante, quello è sopra, quello è sotto. Noi abbiamo imparato una cosa, che
uno solo è importante. Non ho sentito bene. Siete d'accordo? Uno solo è importante? Importante per dire che è la persona, come persona, si chiama Gesù Cristo. Come entità si chiama Dio. Amen? Come persona è Gesù Cristo. Come entità è Dio. Alleluia al Signore. Allora concedetemi di introdurmi in questa parola proprio con le stesse parole dell'Apostolo Paolo. Perciò, fratelli miei cari e desideratissimi, che bella lettera si inizia a scrivere in questa maniera, gioia e corona mia. Alleluia. Come posso non gioire di queste parole? Paolo sente l'amore di Dio nel suo cuore e lo sente soprattutto verso i suoi fratelli, le sue sorelle, non quelli che hanno lo stesso gruppo sanguigno, lo stesso RH o negativo o positivo, ma i fratelli, si è fratelli, spiritualmente parlando, lo si è soltanto in virtù di un'altra realtà che ci ha uniti il sangue prezioso di Gesù Cristo il Signore e che d'accordo dica amen. Alleluia! Gloria al Signore! Sia benedetto il nome del Signore. Ebbene, fratelli miei, vedete, questa espressione sta a indicare proprio la sua soddisfazione di servitore di Dio. Non l'apostolo indicato come il personaggio importante politico. Paolo l'hanno portato in trionfo, non l'hanno portato mai sulle spalle, ma in trionfo. Non ha ricevuto mai gli applausi degli uomini, ha ricevuto l'applauso di Gesù Cristo. Ha portato la croce da buon discepolo di Gesù Cristo, ma non è stato un discepolo, i discepoli sono tutti coloro che accettano il Signore e lo vogliono servire, diventano prima discepoli di Gesù Cristo e come tali devono ricevere l'applicazione della cruda realtà, ma gloriosa, che Gesù disse: chi vuole essere mio discepolo rinunzi a se stesso. Prenda ogni giorno la sua croce in spalla e mi segua. Alleluia! E voglio subito sfatare qualcuno che pensa che la croce sia il marito, la moglie, i figli, i problemi finanziari. Queste croci, se croci vogliamo chiamarle, c'è da tutto il genere umano. Quella croce di cui parla Gesù è la rinunzia, è una rinunzia personale, è un'aggiunta di sofferenza a quelle comuni a tutti gli esseri umani nel servizio santo, costante, nel servire l'umanità, per servire il grande Signore, il grande Redentore, il grande Salvatore, il grande Capo della Chiesa, Gesù Cristo, Signore. Amen. Ho sentito anche il tuo amen. Ecco, gloria al nome del Signore. Questa chiesa camminava bene nelle vie di Dio, è ubbidiente, si attiene alla parola. Paolo lo chiama gioia e corona mia e gli esorta. Vorrei esortare tutti i credenti che si sforzano a fare la volontà di Dio, voglio esortare coloro che vorrebbero far parte dei credenti che fanno appieno la volontà di Dio e voglio usare anche qui le stesse parole. L'apostolo diceva loro, Remo dice a voi, state fermi in questa maniera nel Signore e aggiunge, oh carissimi, alleluia! Una serie di preziose indicazioni, una serie di espressioni, alleluia! Gloria al nome del Signore. Ho qualche difficoltà tecnica, ma non spirituale. Ricordatevi, qualche difficoltà di ordine tecnico, ma mai difficoltà di ordine spirituale. Sia benedetto il nome del Signore, perché... perché nulla mi vieterà di predicare la parola di Dio. Nulla mi porterà a distrazione dalla comunione con Dio. Perché è bella questa comunione. Miei cari, carissimi, desideratissimi, gioia e corona mia anche, ma soprattutto carissimi nel Signore. Gioiosi e gioia nel Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Ebbene, questa chiesa, abbiamo detto, camminava così bene, questa comunità di credenti. E poi è tutta una serie di esortazioni che io sento di poter rivolgere a tutti quanti voi.
almeno a chi li vuol ricevere, liberamente, gratuitamente, non costano niente. Costano e costano soltanto, è costato un prezzo, ma chi l'ha pagato non sono stato io, non sarà nessuno di voi che lo pagherà. Quello che ci ha uniti, quello che ci tiene insieme, quello che ci fa gioire di essere qui insieme, quello che ci fa di predicare questa parola che ci mantiene insieme, questa parola che ci livella davanti a questa parola, davanti alla presenza di Dio. Non ci sono altezze diverse, non ci sono condizioni sociali diverse, non ci sono colori della pelle diverse, non ci sono diversità di questo genere, di questo carattere, ma c'è una uniformità spirituale che ci porta ad essere, come abbiamo detto prima, fratelli e sorelle in Gesù Cristo il Signore. Siete gioiosi di avervi l'uno all'altro a fianco? Siamo gioiosi di parlare a tanti altri che in questo momento possono avvertire la stessa appartenenza, lo stesso sentimento, lo stesso contatto, anche se siamo a distanza, però abbiamo questo Dio meraviglioso che è presente in ogni luogo. Sia benedetto il nome del Signore. C'è un'esortazione, addirittura donne che vengono raccomandate da Paolo. Molti ritengono Paolo il nemico delle donne. È un concetto diabolico. Molte, proprio parlo nel seno della nostra chiesa, a volte è capitato di avere delle persone, soprattutto delle sorelle, che ritenevano Paolo un po' il nemico delle donne. Questo è uno dei punti che può immediatamente metterli KO, sfatare questa cosiddetta nomea. Ebbene, qui si è addirittura, è Paolo che esorta addirittura questo popolo ad avere cura, ad avere considerazioni verso donne che hanno combattuto per l'Evangelo, perché davanti al Signore non ci sono maschi, non ci sono femmine. L'anima non ha sesso, lo spirito umano non ha sesso, il sesso appartiene solo alla parte esteriore, appartiene soltanto al nostro corpo. Ecco perché possiamo godere indistintamente tutti quanti della medesima comunione con Dio. Se limitazioni ci sono di natura fisica e sono soltanto limitate a certe considerazioni e a certe azioni, ma in quello che è la comunione spirituale non ci sono limitazioni. Siamo tutti quanti livellati davanti alla presenza di Dio. Amen! E io credo anche per la benedizione di Dio. Ditemi, quando piove che cosa succede? Cosa succede quando piove? È un fenomeno così naturale, vero? Beh, se non avete l'ombrello ci bagniamo tutti quanti, vero? È vero o no? Beh, sotto una doccia cosa succede? Che ci si bagna tutti quanti, che si mette sotto una doccia. Grazie a Dio. È vero che la benedizione di Dio molte volte raggiunge anche quelli che non sono figli di Dio, perché dice che piove sui giusti e piove sugli ingiusti. I giusti e gli ingiusti sotto un profilo spirituale, sotto un significato spirituale. Figuratevi che in questo momento non sta piovendo spiritualmente la benedizione di Dio. Non abbiamo ombrelli aperti, vero? Non vogliamo avere ombrelli aperti. Un ombrello potrebbe essere la nostra diffidenza, la nostra miscredenza, la nostra poca fede, le nostre limitazioni umane, i nostri pensieri che ci distraggono. Ma noi sappiamo una cosa, che è volontà di Dio di benedire la nostra vita. Dio benedice anche te. In questo momento c'è la benedizione di Dio per noi e soprattutto per coloro che si sforzano a fare la volontà di Dio. E qual è la volontà di Dio? Che ci manteniamo puri dal mondo, che ci aiutiamo gli uni verso gli altri, che lasciamo quei sentimenti egoistici, che possiamo avere sentimenti altruistici, che possiamo vivere una vita di pulizia interiore, che possiamo vivere una vita vittoriosa. Vittoriosa? Qualcuno non è d'accordo? C'è qualcuno che sta riflettendo? Che vita stai vivendo? Vittoriosa o una vita da perdente? Come stai vivendo? Qualcuno dirà, ma è la vita, è io vorrei, ma non succede. Io ti dico per parola di Dio che siamo vittoriosi in Cristo Gesù.
siamo vittoriosi sulle potenze delle tenebre, siamo vittoriosi anche sulle difficoltà. A volte sembra che siamo perdenti, a volte sembra che la cosa stia avvenendo in maniera negativa, ma ricordiamoci, è questa la vera fede, è questa la fede che deve caratterizzare tutti i figli di Dio. Noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù il Signore. Lo vogliamo dire insieme? Siamo più che vincitori in Cristo Gesù il Signore. Egli ha vinto, ha vinto? Ha vinto? Qualcuno pensa che sulla croce Gesù ha perso. Lo pensava anche Satana, l'ex Lucifero. Pensava che sulla croce, e se non l'avesse capito prima, avrebbe cambiato le cose in una certa maniera. Che quando Ponzio Pilato chiese al popolo: chi volete che io vi liberi? Gesù Cristo o Barabba? Il popolo, invece di gridare Barabba, avrebbe gridato Gesù Cristo. Ma il diavolo, Satana, pensava che sulla croce fosse finito tutto là. Per quanto super intelligente, non aveva la conoscenza, la vera intelligenza del piano meraviglioso d'amore di Dio. Perché sulla croce Gesù trionfò, e trionfò con un'espressione che conoscete alla perfezione. Trionfò su quella croce quando disse: tutto è compiuto. Come? Trionfò allora? Trionfò allora? Vinse allora. Vinse. E il trionfo ci fu il terzo dì. Risuscitò. 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 Egli vive. Cristo vive, ditelo insieme a me, Cristo vive, tutti insieme, Cristo vive. Non lo mettete più in croce, non potrà più essere messo in croce. So che tanti cari cristiani hanno la croce, avete un segno di morte, ma io vi parlo di colui che è vivo. O state aspettando la Pasqua, poi la risurrezione, poi lo facciamo morire un'altra volta sulla croce? Il nostro Gesù è vivente. Perché rimase nella tomba ben poco tempo, conoscete bene quanto tempo, ma egli vive e sta per ritornare. Lo dice proprio questa parola, gloria al Signore. E dietro questo fatto che egli dovrà tornare, dove tornerà? Tornerà sulla terra, ma prima ancora tornerà nello spazio, nel cielo, per prendere la sua sposa. Per prendere, dice un termine, rapire, oggi questo verbo è diventato particolarmente funesto, dire rapire, i rapimenti sono l'ordine del momento, il dolce rapimento, come quella sposa delle fiabe che aspettava il suo principe azzurro, e siccome era contrastata da qualche cosa, arrivava il principe azzurro e se la prendeva per forza. Rapimento in questo senso sa indicare una volontà che non potrà essere ostacolata da chi che sia, da nessuno. E ancora questo rapimento avverrà, perché Gesù, prima di tornare in maniera visibile sulla faccia della terra, cosa farà? Per lo Spirito Santo rapirà la sua sposa e lo incontreremo nell'aria. Lo incontreremo nell'aria? Nell'aria! A che altezza volete sapere da me? Io non lo so a quale altezza, né mi interesserà di sapere l'altezza, so soltanto che lo incontreremo. E allora abbiamo un motivo di rallegrarci. Non ci rallegreremo per le tasse, non ci rallegreremo per i posti di lavoro che non ci sono, non ci possiamo rallegrare per tante situazioni, non ci rallegreremo delle grandi disgrazie e delle cronache di tutti i giorni, ma ci rallegriamo perché Gesù è vicino, Gesù sta per tornare. Questa parola, e rallegrati perché Gesù è vicino, sa indicare due cose. Prima, è vicino a ciascuno di noi spiritualmente, e rallegriamoci già di questo. Possiamo rallegrarci di questo? Vediamo, siete allegri per questo? Gesù è vicino, Gesù è vicino, è tanto vicino, è dentro il mio cuore, al vostro cuore, nel nostro spirito. Amen. È vicino quindi in due realtà. C'è una vicinanza che riguarda lo spirito, ma c'è anche una vicinanza che ci porterà a stare con Lui. Per? Usiamo un termine comune. Per sempre. Per sempre. Tanti usano questa espressione pur non considerando che la vita umana è limitata nel tempo.
dire in questa vita per sempre significa soltanto fino a quando la morte non arriverà. Io quando vi dico che saremo con Gesù per sempre significa proprio per sempre, nel senso più completo, più totale di questa espressione, significa, e allora ecco il termine spirituale, per l'eternità. Eternità, provate a definirla, è impossibile, non ha definizioni, come Dio non ha definizioni, è eterno. Sia benedetto il nome del Signore. Rallegriamoci, possiamo rallegrarci? O il Signore ti ha abbandonato? A volte capita che alcuni credenti, forse voglio dirlo a qualcuno che in questo momento starà dicendo: ma io mi sento abbandonato, io sono solo, io prego, non ricevo, io faccio, io dico, e fin quando fa io, non permetterà mai a lui di fare quello che deve fare. Perché una delle condizioni essenziali di affidarci nelle sue mani d'amore. Amen? Amen? È lui che fa ogni cosa. E Dio non abbandona nessuno, quelli che gli appartengono, quelli che vogliono appartenergli liberamente, mediante la umana scelta di libertà che ci ha dato Dio. Anche se sembra a volte, e ho avuto anche dei credenti, ripeto, tante volte nell'esercizio del ministero pastorale succede proprio questo, no? C'è sempre qualcuno che dice: ma il Signore mi ha abbandonato, il Signore non è vicino a me, ma io prima, ma adesso, io non provo niente, io non sento niente. E si confondono tante e tante cose. E nella confusione poi ci sguazza il nemico delle anime nostre. Dio ti ha lasciato, hai commesso questo, Dio non ti pensa più, tu ormai sei una persona perduta per sempre. E si dimentica quello che è la concezione dell'amore di Dio, vero? Troppe volte, quando si dice Dio mi ha abbandonato, è la persona che ha abbandonato Dio. Dio non ci abbandona e non ci abbandonerà giammai. Anzi, voglio recitare un verso che abbiamo detto in qualche altra occasione prima: quando anche tuo padre e tua madre ti avessero abbandonato, continuatelo, forse l'avete detto anche prima, e io dice il Signore, non ti abbandonerò giammai. Sia benedetto il nome del Signore. Egli è verace e fedele, vero? Egli è verace e fedele. Dio è fedele. Sia benedetto il suo nome. E allora c'è motivo di rallegrarsi? C'è motivo di rallegrarsi? Ma molti vedono, e anche coloro che vedono ancora questa trasmissione, che ci vedono predicare la parola, che vedono i vostri volti che devono alternarsi e vedono la vostra espressione, devono sapere che siamo allegri nel Signore, che ci riuniamo perché nella vita umana, nella vita normale, ognuno di noi ha le sue afflizioni. Le afflizioni vengono da una serie di circostanze, vengono soprattutto dalle delusioni, è vero? Chi non vi ha mai deluso? Provate. Fuori, nel mondo, negli uomini, chi non vi ha mai deluso? Chi? Avete sentito fatti di cronache, le amiche intime, le amiche che si amano e si vogliono bene, che stanno così strette e poi partoriscono un omicidio verso l'amica che amavano tanto. Oh, lo spirito di Giuda non è andato mai via da questa terra, lo spirito traditore di Giuda. Ma anche nelle piccole cose, queste sono cose piuttosto gravi, ma anche nelle piccole cose, chi non si è visto abbandonato, chi non si è visto tradito, chi non si è visto deluso, quante delusioni, quante volte, se volessimo misurare la nostra vita con uno strumento che può essere uno strumento, che posso dirvi, di tipo elettronico, di quelli che si usano per vedere le pulsazioni, le pressioni, quante volte mentre siamo così allegri pare che tutto va bene, che tutto ci torna in bene, che gli amici più cari ci rispettano, i parenti, gli amici, siamo tutti allegri, poi improvvisamente mentre andiamo per un'escalation e vediamo l'ago che sale, poi precipitiamo giù in maniera violenta. Perché? Perché ci siamo accorti che è arrivata subito un'altra delusione. E una delusione fa spazio a un'altra delusione. Questo per quanto riguarda il nostro ingresso, la nostra comunione con la società. Ma Dio non ci ha mai deluso, no.
Amen. Io lo testimonio da diversi decenni. Egli è fedele, la sua parola è fedele, la sua parola non è mai cambiata, la sua parola non cambierà giammai. Il cielo, la terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà giammai. Siamo allegri nel Signore? Se c'è qualcuno che non è allegro, non l'allegria del mondo, non l'allegria dimostrata da un ridere molte volte soltanto di apparenza e di ipocrisia, non nel comporsi dietro una maschera. La vera allegrezza viene dalla pace nel cuore e viene da una fede autentica, sincera, vera, una fede biblica, che è quella che il Signore è veramente con me, con te, con noi, con noi, con noi, con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Rallegriamoci nel Signore, facciamo la sua volontà. Da capo dico rallegriamoci, ma abbiamo tante difficoltà. Ci sono tante sollecitudini che vengono dalle necessità, dai bisogni, i bisogni economici, i bisogni affettivi, i bisogni di tutti i generi. E voi notate che anche in questa parola è riportato ciò che troviamo nell'Evangelo di Matteo. Non siate con ansietà solleciti nella vita vostra di che mangerete, di che dovrete, ma confidate in Dio. Oh, certo, questo non significa per alcuni che la vogliono prendere questa parola, la vogliono isolare, quello di disinteressarsi da quelle che sono le prerogative umane, di ricerca di lavoro, di ricerca di comunione, di affetti. No, tutto questo dice fai la tua parte, ma non essere ansioso, perché colui che ti ha detto che non ti abbandonerà sarà sempre con te. Sarà con te. Sarà o è? Sarà o è? Il sarà sarà. È per quelli che ancora non l'hanno sperimentato, ma per coloro che l'hanno sperimentato noi usiamo il verbo al presente, egli è, diciamolo bene, egli è. Dillo, Gesù è con me, non vergognarti. Ripetelo a te stesso, ripetelo al mondo, ripetelo al diavolo, ripetelo alle potenze delle tenebre che non vedi, ripetelo a tutti i sortilegi malefici, ripetelo a tutte le fattucchiere del mondo, ripetelo a tutte le forme di magia, il Signore è con me. Dillo, il Signore è con me. Rallegriamoci nel Signore. Da capo, di nuovo dico, rallegriamoci, rallegriamoci. Abbiamo di che rallegrarci. Non guardiamo sempre in maniera depressiva tutto ciò che è negativo. Di negatività, se ne volete, ne trovate, e ne trovate a bizzeffo. Potete prendere addirittura una pala per alzare i cumuli di negatività. Ma ricordatevi che questi cumuli di negatività, che rappresentano in un certo senso le tenebre, l'oscurità, vanno via davanti a quello che è la positività di Dio, che c'è la luce di Dio. Quando c'è la fede, c'è la presenza di Dio, si accende un grande faro e questo faro fa scomparire le tenebre. Sì o no? Fa scomparire le tenebre? Questa parola vuole infondere quello che la parola di Dio si ancora propone. Infondere la vera fede che non si compra dal drogaio, che non si compra nel grande supermercato, che non si compra dal negozietto specializzato. La fede non si vende e non si compra, la fede si riceve, perché la fede viene, ancora lo ripeto, dall'udire la parola di Dio. Stiamo udendo la parola di Dio e allora reagisci. Vogliamo reagire insieme? Una santa reazione? Siamo mansueti, dice questa parola, rimaniamo nella mansuetudine, la testimonianza di questa realtà. Questa vostra testimonianza può servire a tanti di loro che ci stanno guardando attraverso l'occhio elettronico della televisione, a vedere ma come sono tranquilli, guarda come sono tranquilli, sono mansueti, hanno realizzato non quelle sceneggiate, non quelle apparate, quelle messe in scena, è la realtà di una vita che viviamo con tutti i problemi che hanno gli altri, ma abbiamo colui che è con noi, che ci spinge, che ci aiuta, che ci conforta, che ci tira, che ci ha dato una speranza terrena, ma ci ha dato anche una speranza eterna. Rallegriamoci nel Signore. Rallegriamoci nel Signore.
Oh, invece molti si incontrano soltanto per deprimersi. Come ti senti questa mattina? C'ho un mal di testa. E tu che c'hai? C'ho un dolore qua. Fa che sia un cancro. Forse mi è venuto un tumore da quest'altra parte. Tanti si deprimono, non fanno altro che fare il gioco di Satana. Poi arrivano gli imbroglioni che vogliono sanare tutto, vogliono fare tutto. E il diavolo si prende il gioco dell'umanità. Rallegriamoci nel Signore. Noi conosciamo la verità della parola di Dio. Una parola che non cambierà mai. Una parola che farà cambiare, ma non ci cambierà giammai. Amen. Amen. Voglio sentire il vostro così sia. Alleluia, così è. Sia benedetto il nome del Signore. Ho ancora pochi minuti da dedicarvi. E voglio trattenermi sull'ultima parte di questa parola che abbiamo letto. È una parola che vogliamo continuare ad esaminare anche nel testo scritto. Lo vogliamo fare ognuno alle nostre dimore, perché riguarda un argomento particolarmente importante per la vita di ogni creatura. È il verso 7, è il verso 8. E la pace di Dio. Come la pace di Dio? Non via della pace dei cimiteri. È la pace di Dio. Ho detto bene, abbiamo letto bene, la pace di Dio. Allora significa che ci sono più di una pace? Se c'è la pace di Dio? La vera pace è la pace di Dio, che viene dal perdono che Dio ha dato a noi, dall'aver fatto veramente la pace con Dio, che Dio ha cancellato il nostro peccato, ha cancellato il nostro passato, ha cancellato anche probabilmente qualche nostro presente, che lo possa cancellare adesso, qualche presente che non è buono, ma il nostro presente mentre parliamo diventa passato, perché anche un secondo dopo è un verbo che si coniuga successivamente, vero o non è vero? Alleluia! Allora io ti dico per parola di Dio, siamo in pace con Dio, e la pace con Dio, abbiamo la pace di Dio. E questa parola continua e dice che sopravanza ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E quanto è rimanente, quanto mi piace questa parola. Fratelli, mi piace essere chiamati fratelli. A volte c'è il mondo, lo ripetiamo, cerca di ridicolizzare questo termine. Per loro è meglio amico o altre espressioni. Non voglio entrare perché altrimenti probabilmente qualcuno può attecchirmi qualche etichetta politica. Ma c'è un termine più bello di questo, fratello? C'è un termine più bello di questo in senso femminile, sorella? C'è un termine più bello di questo? Fratelli, sorelle, ci fa capire che ci apparteniamo. Ci apparteniamo. E al di là delle nostre famiglie personali, abbiamo un'unica famiglia, apparteniamo alla famiglia dei santi vivi e quella dei santi che sono andati col Signore. Alleluia, amen. E allora dietro questa espressione c'è una gloriosa realtà cui voglio dedicare questi ultimi minuti. Quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Questo è il consiglio dei consigli. Questo è il consiglio dei consigli. Tanti cercano le soluzioni a problemi che sembrano problemi impossibili, problemi che non hanno una via d'uscita, problemi che sembrano così meccanicamente incastrati che non c'è verso di fare. E molti spendono, e anche dei cristiani a volte, spendono tanta energia. Come farò? Che maniera farò? Come devo fare? Qual è il sistema? Qual è la maniera? E questo non fa altro che peggiorare il problema, perché alla fine lo sai in partenza che quel problema tu non lo puoi risolvere da te stesso. Pensiamo ad avere una condotta santa. Pensiamo all'Iddio tre volte santo. Pensiamo ad avere una santa comunione e una santa pure discussione l'uno con l'altro. Pensiamo a sforzarci a vivere una vita da mansueti, da persone oneste, di buona fama, di buona testimonianza.
Pensiamo a tutte le cose che oggi purtroppo c'è anche un'altra tendenza, quella che riguarda il pensiero positivo. No, noi cristiani non siamo per il pensiero positivo, noi siamo per il pensiero cristiano, che è più che positivo. Pensiamo, e pensiamo soltanto a questo, pensiamo a fare la nostra parte, pensiamo ad esercitare la nostra fede. Dico bene? La nostra fede, posso dirlo? La nostra, quella che sta crescendo anche in questo momento, per parola di Dio, quella che viene dalla parola, pensiamo a far crescere la fede in ognuno di noi. E allora, fratelli miei, pensiamo soltanto a questo. E l'Iddio della pace, resterà con tutti quanti noi. Che tu ti sforzi, e vuoi fare tutti gli sforzi umani, non puoi aumentare la tua statura nemmeno di un millimetro. Se lo farai dovrai mettere una soletta sotto le scarpe. Ma in maniera naturale non potrai aumentare nemmeno di un millimetro. Neanche di un millimetro. Che ti sforzi a fare? Fermati e rivolgiti a colui che ci ha fatti. E rivolgiamoci a colui in cui c'è la consolazione. In colui per il quale io posso dire a me e a voi, rallegriamoci nel Signore. Fratelli, rallegriamoci nel Signore. Sorelle, rallegriamoci nel Signore. Amici, amiche, che possiate diventare fratelli, sorelle, rallegriamoci nel Signore. Perché solo nel Signore possiamo rallegrarci. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al nome del Signore. Vogliamo chinare il nostro capo. Vogliamo rivolgere una preghiera per coloro che ci hanno seguito. E anche pregheremo per coloro che sono qui in questa sala. Alleluia al nome del Signore. Amen. Voglio invitarvi in questo momento a piegare il vostro capo, a realizzare insieme un pari consentimento. Gloria a Dio, alleluia. Gloria al Signore, Padre Santo, Padre Buono, veniamo a Te nel nome di Gesù. Padre, siamo allegri nel cuore, possiamo avere tante difficoltà, ma abbiamo una fede certa che Tu ci proteggi, ci guardi, ci assisti. Perché? Perché sentiamo pace profonda nel cuore. Padre, in questo momento tutti coloro che hanno ascoltato la Tua parola, toccali, toccali. Metti pace nel loro cuore. Se soffrono di depressioni, Signore, tranquillizza la loro vita. Se sentono il peso dei problemi, che possono sentire la dolcezza della Tua mano che solleva i problemi. Grazie, Padre. Rimani con tutti quanti noi, te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Possiamo arrendere la nostra vita. Io m'arrendo ogni ora. Io m'arrendo ogni ora. Tutto a Cristo.
il nome santo di Gesù, perché Egli è Dio, Egli è il Signore, Egli è il nostro personale Salvatore, Egli è il Re dei Re, alleluia. Gloria al Signore Gesù Cristo, gloria, gloria, gloria. Yeah.